Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, a questo dialogo, a questa presentazione. Io sono Flavia Capone di Letture Metropolitane e oggi, stasera, presentiamo insieme alle autrici questo meraviglioso libro che si intitola Mi prendo il mondo ovunque sia, una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza, pubblicato da Einaudi. Sono con noi le autrici Letizia Battaglia e Sabrina Pisu. Buonasera. E abbiamo anche un ospite speciale che è Piera degli Esposti, che oltre a leggere alcuni brani dialogherà con noi. Insieme a me a moderare questa presentazione c'è Eugenio Murrali. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera. Eugenio, cominciamo con un Io chiederei subito a Piera di regalarci una poesia, quindi adesso Piera leggerà una poesia di Lawrence Ferlinghetti, di cui Letizia scrive: L'ho detto anche alle mie figlie, sogno di avere accanto un uomo come Lawrence Ferlinghetti, che amo molto. Piera, questo regalo per tutti coloro che ti stanno ascoltando e per Letizia e Sabrina. Vieni, vieni, dormi con me e sii il mio amore, amore, dormi con me, sdraiati con me sotto il cipresso, nell'erba dolce, dove il vento giace, dove il vento muore, mentre la notte passa. Vieni, dormi con me, tutta la notte con me e baciami finché vuoi. E amami finché vuoi e lascia che le nostre anime si parlino tutta la notte sotto il cipresso senza fare l'amore. Grazie, 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 grazie. Sono commossa, Grazie. mi commuove. Sono felice perché ci sono già tantissime persone collegate che vi salutano e che esprimono già grande affetto per tutti noi, tutte le donne meravigliose che sono con noi questa sera. E infatti li vedete, insomma, un po' alla rinfusa. Poi più avanti ci sarà modo, se è possibile, insomma, di raccogliere qualche domanda. Intanto, Eugenio, ti chiederei di fare un'introduzione e iniziare con le domande. Sì, questo libro chiaramente è un inno alla vita, la storia di una donna che ha cercato furiosamente la sua identità attraverso l'arte, attraverso l'impegno, l'ha trovata e l'ha difesa e la difende tutti i giorni. Quindi è un libro che vi trascinerà, vi travolgerà, vi innamorerà. E io voglio però sapere com'è nata questa alchimia. Ogni libro, scrivere un libro insieme è qualcosa di importante. Qui abbiamo due autrici, oltre a Letizia, ovviamente, Battaglia, Sabrina Pisu. Ecco, com'è avvenuta questa alchimia? Come si è creata? Quali sono gli elementi che hanno prodotto questa alchimia straordinaria che ci ha regalato questo libro pieno, pieno di vita, pieno di poesia? L'alchimia è l'amicizia, è un rapporto di stima, un bellissimo rapporto che si è instaurato con Letizia Battaglia, che ho conosciuto qualche anno fa perché l'avevo contattata per organizzare a Palermo una mostra con delle fotografie legate al caso Mattei, all'omicidio di Enrico Mattei, agli atti dell'inchiesta della Procura di Pavia, una serie di scatti inediti che erano stati utilizzati proprio dal magistrato Vincenzo Calia e che erano serviti nel corso dell'indagine, che è stata riaperta 30 anni dopo. Adesso non possiamo entrare in questi dettagli, sarebbe molto interessante, ma erano state prove utilizzate nel corso dell'inchiesta per dimostrare che appunto Enrico Mattei era stato vittima di un attentato e non di un tragico incidente, come si è lasciato credere per molti decenni e ahimè anche dopo le risultanze dell'inchiesta di Pavia c'è ancora chi parla di incidente. Letizia ovviamente è stata l'unica ad accogliere con grande entusiasmo l'idea di questa esposizione che aveva trovato molti interessamenti ma ostacoli visto il tema, ancora scomodo evidentemente.
e quindi il Centro Internazionale di Fotografia non era ancora aperto, e abbiamo lavorato insieme a questa mostra che ha anche ospitato dei reperti dissequestrati dal Tribunale, quindi oggetti che Enrico Mattei aveva al momento dello schianto. È stata un'esperienza emozionante che ci ha unito, e dopo questa esperienza, avendola conosciuta meglio, mi sono resa conto che la sua vita, come hai detto Eugenio, racconta in qualche maniera, in maniera esemplare, il Novecento italiano e il coraggio di una donna che è riuscita a intraprendere con determinazione e sapendo di andare incontro a delle conseguenze di dolore e di incomprensione sia nella sua vita privata che pubblica, una scelta di indipendenza. E la fotografia, da questo punto di vista, è stata, come ho scritto nel libro, la scintilla che ha fatto brillare la stella nel suo cielo, la possibilità di riscattare la sua autonomia, di affermarsi e affermare la sua vera identità. Quindi il libro nasce da questo desiderio di raccontare, attraverso poi la voce diretta di Letizia, la storia di coraggio di Letizia Battaglia, e anche salvaguardare la memoria di tutti quegli uomini dello Stato, e molti che hanno perso la vita nel tentativo combattere la mafia a Palermo negli anni dell'orrore, negli anni della seconda guerra di mafia, che ha fatto 1000 morti tra 700 omicidi e 300 lupare bianche, persone sparite nel nulla, quindi forse ne avremo modo di parlare, quindi persone isolate che con coraggio e determinazione, pur sapendo in molti casi che avrebbero pagato con la vita quella scelta, l'hanno portata a termine, sapendo che quello che facevano aveva un valore superiore a quello delle loro stesse vite. E in questa storia, dentro questa storia di orrore, c'è la storia di coraggio di Letizia Battaglia. Letizia, tu che ricordo hai invece di questo incontro, di questa scelta di scrivere insieme il libro? Sabrina è una persona molto delicata, molto dolce, molto gentile, e questo mi ha fatto rilassare, perché non è facile sempre parlare di se stessi, anzi non, certe volte è un po' complicato. Con lei è stato facile, perché mi sono sentita accolta, e per cui mi era piaciuto che lei avesse fatto il lavoro su Mattei, che non è uno scherzo, è una mossa che nessuno ha voluto, che abbiamo voluto solo noi del centro, per cui con Sabina è nato un rapporto di fiducia, per cui poi, a prescindere dal rapporto di fiducia, così man mano che scrivevo mi venivano in mente ricordi, però io non la farei così drammatica. La mia vita, secondo me, è stata una vita bella, normale. Ho delle figlie meravigliose, dei nipoti, dei pronipoti, dei generi. Non lo so, io della mafia non vorrei più parlare. Veramente ci ha rotto tanto. Comunque ci rompe anche adesso, non è che non ci sia, c'è. Però sai, nel libro ne ho parlato, certo, ho raccontato i fatti di quando ero fotografo, di quando ero assessore, quando ero deputato, quando ero una persona normale. La mafia ha invaso la nostra vita, l'ha deturpata. Però oggi che ho 86 anni, vorrei tanto un po' di felicità, vivere nella serenità, vivere... ma ancora non è possibile, ancora ci sono le cose, nonostante abbiamo a Palermo un sindaco bravo, Luca Orlando, nonostante ci siano tante persone brave, la mafia impera, ogni giorno la polizia fa quello che può, ma forse dobbiamo fare noi di più, noi gente normale, fare tanto di più. Ci proviamo, comunque, i capelli rosa... sono felice che me li hanno approvati le mie pronipoti. Le mie pronipoti hanno 5-6 anni.
e vogliono anche loro i capelli rosa. E quando io una volta li avevo scuriti, si sono messi a piangere. Per cui non li posso togliere, rimarranno rosa. A noi piacciono tantissimo così, quindi siamo... Grazie. Io sono del partito rosa, va benissimo. Grazie. Allora, chiederei a Piera di rievocare lo stupore di Letizia nel momento in cui è venuta a sapere di aver vinto un premio importantissimo, ovviamente, di fotografia. Io non ho mai mandato una fotografia a un premio. I premi sono arrivati da soli. Non me li sono mai andata a cercare. Quando ricevetti il primo telegramma dagli Stati Uniti, dove mi comunicavano che ero tra i finalisti del premio, piansi tantissimo. Com'era possibile? Nessuno mi aveva mai detto che le mie foto avevano un valore. Oh, santo Dio, mi fai piangere, Piera, come leggi. Mi fai piangere. Grazie. A proposito di donne, parliamo di donne adesso. E, tu hai scritto, Letizia, il cuore vivo e il filo conduttore del mio lavoro sono sempre state le donne. Mi sono dedicata soprattutto alle donne e negli ultimi anni le ritraggo nude. Il nudo di una donna rappresenta la bellezza nel senso più sincero del termine. Voglio con le mie fotografie donare alle donne uno sguardo che non sia quello dell'uomo o della società. Una sfida contro una certa società patriarcale che purtroppo ancora esiste e che giudica le donne. Tu dici, le mie fotografie di donne nude sono un atto politico. L'ho trovata una cosa molto bella. Ed è vero che la donna è quasi sempre vista con uno sguardo maschile in tutte le sue manifestazioni. Parlaci dell'importanza del corpo femminile, della tua visione del corpo femminile come donna e come fotografa. Allora, tu immagina una donna di 86 anni che ha vissuto una lunga vita, pensa negli anni 50 quando avevo 15 anni, 20 anni, era inimmaginabile che una donna di Palermo, forse anche d'Italia, normale, si mettesse nuda davanti a un fotografo per essere esposta, perché chi si fa fotografare da me sa che poi io faccio delle mostre. Ora, che una donna oggi accolga questo rapporto meraviglioso tra me e la macchina fotografica e il suo corpo meravigliosamente imperfetto, perché quando sono troppo belle, un poco mi è capitato nei workshop che chiediamo modelle alle organizzazioni, arrivano le più belle donne del mondo. Ecco, non devono essere le più belle donne, le donne sono già le più belle del mondo. Ecco, io cerco nel corpo nudo di una donna la sua bellezza interiore. È complicato perché c'è un seno, c'è un pube, ci sono delle forme, è complicato, però è importante che oggi una donna abbia questo coraggio, questa indipendenza. È proprio politico il gesto, è proprio le cose che cambiano piano piano, le facciamo cambiare con piccoli gesti, capito? Per cui un corpo nudo di una donna di 70 anni è meraviglioso. Sarò amica di una donna di 70 anni e cercherò di raccontarla nuda in un certo modo, o una di 20 anni. Sono tutti i corpi, sono meravigliosi, sono corpi che danno la vita, che fanno l'amore. Le donne fanno veramente l'amore, gli uomini no. Gli uomini scopano, le donne fanno l'amore. E questo è un po' triste, perché poi va a finire che sono sole quando fanno l'amore, perché si inventano di essere amate e poi succede. Però il corpo di una donna non è solo corpo di sesso, è corpo di maternità, ma è corpo di indipendenza, di lotta. Una donna con il suo corpo deve sentirsi meravigliosa, con il suo viso è sempre meravigliosa. Noi siamo bellissime. Basta, noi dobbiamo crederci, siamo bellissime
Per cui io questo cerco quando fotografo una donna e le dico spogliati. Ed è bello che loro si spoglino e non abbiano paura di questa macchina fotografica. È meraviglioso, guarda. Come io da sola, piccola, piccola, sono riuscita a superare gli anni 50, 60. Cioè, oggi le donne, sì, le attrici, le fotografi nude, ma le donne normali, le ragazze normali. E non si fanno fotografare da tutti. Ecco, io sono convinta che si fanno fotografare da me con grande convinzione. Si sentono protette e questo è meraviglioso. Credo che sia molto vero, perché per esempio tra i commenti c'era una persona che ci sta guardando che diceva di conservare gelosamente delle foto che tu le hai fatto, una donna con un'altra donna, e lo stesso possiamo dire dell'episodio della ragazza con il pallone, quando poi l'hai ritrovata, come è raccontato nel libro, è sicuramente scatta qualcosa fra te e la persona che fotografi, cioè un qualcosa di emotivo che evidentemente rimane al di là poi della fotografia, no? Mi sembra evidente. Io quando fotografavo per il giornale L'Ora, fotografavo, loro mi pagavano, dovevo fotografare quello che succedeva in città, per questo ho fatto anche la mafia, sennò forse io da sola non sarei andata a cercarmi fotografie di mafiosi arrestati, ammazzati. No, però lo dovevo fare, l'ho fatto. Ed è poi nei momenti miei, cioè, ho fotografato bambine, donne. Ecco, e lì è nato, lì nasce un'intimità, un capirsi, e se tu capisci bene la persona che hai davanti, che in genere per me è una donna o una bambina preadolescente, e allora viene una buona foto. Però la buona foto è ovvio che non c'è sempre, che tantissime foto, perlomeno per me, sono bruttissime, e tante vado ancora ritrovando che sono buone. Cosa nasce? Nasce il rispetto, l'affetto, nasce la concezione mia del mondo che mi sta intorno, che è lontano, che incontro per un attimo, il rispetto sacrosanto per te. Questo è molto importante per me, il rispetto per una persona. Io non ho sempre rispettato la libertà degli altri, delle mie figlie, magari anche troppo l'ho rispettato. E nella fotografia sento questo rapporto che la persona si libera con me. La persona donna, la persona bambina, io e lei ci guardiamo, io e la bambina, e ci riconosciamo bambine tutte e due. È bellissimo. Ecco, io ci provo. Per me la fotografia non è ambizione, non è successo, non è dire questa me la pubblica Life, Time. No. Per me è quel momento, poi dopo, se la foto è buona, magari Time o Life me la pubblica, ma non è questo che me ne frega, non me ne frega, mi interessa fare una buona foto, come mi interessa che la facciano gli altri. Oggi in questa fase della mia vita, la cosa più interessante per me è che gli altri, ma anche che altro le altre, portino avanti un qualcosa di personale. Io sono una fotografa, per cui insegno fotografia. Per esempio, per ora 65 donne di Palermo che non facevano fotografia, che non erano fotografi o che lo erano anche, hanno lavorato a un libro che si chiama Palermo Bellissima, una mostra che è messa lì e che la gente non può ancora visitare, su Palermo Bellissima, donne con lo sguardo di donna. Ecco, questo per me è più importante oggi delle fotografie che faccio io, fare crescere gli altri. Cioè, per questo faccio workshop che non sono vanità di me niente, non vede nessuno. Quando faccio workshop, e qua possono confermarlo queste persone che stanno scrivendo a tutti noi,
e non faccio vedere mai le mie foto, non parlo mai delle mie foto, ma delle loro. E a Firenze, in una galleria si chiama Crumble, in questo momento sta per nascere un libro che si chiama Anna, fatto da allievi del mio workshop, e Anna è una modella che loro hanno fotografato con rispetto supremo. Anna, questo libro, che è un libro fatto da persone che non erano fotografi, ma che lo diventano anche per se stessi. Cioè hanno imparato a rispettare, hanno imparato cos'è una foto che non è vanità, che non è il bel paesaggio, che non è la bella rosa o la bella ragazza. Mi manca il fiato. È bellissimo sentire come la fotografia, no, è relazione. Ogni scatto fotografico per Letizia Battaglia è una relazione. Questo si capisce benissimo dal suo libro, tanto che lei dice le foto vanno fatte da vicino, non bisogna usare i teleobiettivi, perché devi essere onesto quando fai la foto. La persona ti può anche, come dire, si può anche rivoltare contro di te, no? Quindi bisogna fare la foto da vicino, perché il rapporto deve essere un rapporto onesto, rispettoso. Io però vorrei chiedere di nuovo a Piera adesso di raccontarci, attraverso un altro passo del libro, questa volta da un capitolo composto da Sabrina, le sensazioni del primo contatto tra Letizia Battaglia e Melissa Harris, editor della rivista americana Aperture. Ti chiederei, Piera, di farci questo nuovo dono. Le fotografie di Letizia Battaglia escono da Palermo e invadono lentamente il mondo, partendo proprio dagli Stati Uniti, dove Melissa Harris, editor della rivista Aperture, storico trimestrale di fotografia americano, rimase sopraffatta vedendo alcune sue immagini pubblicate sul New York Times Magazine in riferimento al premio Eugene Smith che le era stato conferito. Le ha scritto poi chiedendole se poteva vedere altre fotografie. Letizia mi ha risposto dopo qualche giorno dicendo solamente che le sembravo una ragazza molto simpatica, ma senza fare nessun riferimento alla mia proposta. E alla fine decisi di conoscerla e sono andata a Palermo. Abbiamo preso un caffè insieme e io ho pensato che fosse meravigliosa. Non mi ha mostrato nemmeno una fotografia. E sono tornata a New York. 2 settimane dopo, Melissa Harris ricevette una grande scatola piena di immagini con il lavoro bruciante, intenso, straziante di Letizia. Fotografie con un'esplosione di coraggio, intensità, passione e impegno che hanno commosso e commuovono ancora Melissa Harris. Grazie, grazie Piera. Che emozione averla qui con noi. Veramente non avrei mai... Grazie a Marilu, che Marilu è stata... che ti ha cercato e ti ha trovata. Grazie, Piera. È un grande regalo per tutti noi, proprio questo regalo. Ricordiamo che appunto Marilu Balsamo, che ci ha aiutato a creare questo pomeriggio insieme, è colei che ha regalato la prima macchinetta fotografica a Letizia Battaglia. E che l'ha accompagnata in tante lotte anche, insomma, culturali. Hanno trasformato insieme in un certo momento Palermo in un salotto davvero, dove venivano personalità del gruppo 63. Insomma, sono state due donne combattive, sono due amiche meravigliose. E grazie quindi anche a Marilu Balsamo, che è molto schiva e quindi non ha voluto essere con noi, ma è come se fosse qui sullo schermo insieme a noi. Marilu poi è anche compagna mia a Pescazzeroli nelle lunghe estate che passiamo insieme, dunque lei avrei voluto anch'io che ci fosse, perché è così presente nei ricordi di Letizia.
E a proposito di Palermo, di questo salotto culturale, di questa città bella e complicata, Letizia, tu hai definito il periodo in cui sei stata assessore alla vivibilità urbana di Palermo come il più bello della tua vita. Perché? Perché mi sentivo una cittadina in senso pieno, facevo azioni concrete di bellezza. È molto bella questa cosa delle azioni concrete di bellezza, perché mi sembra un po' un fil rouge della tua vita, cioè il fatto di avere un'azione, cioè di dare qualcosa di pratico, di vero alle cose che ti accadono attorno e di essere tu parte del cambiamento. E, nell'intervista finale del libro a Luca Orlando, lui dice: che politica era Letizia Battaglia? Era una casinara, nel senso tecnico dell'espressione, ma aveva una forte tensione etica e sensibilità sociale. Vorrei che ci raccontassi di quel periodo, Letizia. Allora, quando presi questo premio Eugene Smith a New York, io dissi, vabbè, con la fotografia già sono riuscita a dire delle cose. Sono convinta che mi abbiano premiato perché avevo fotografato cose di mafia come denuncia, per cui. E allora dissi, devo fare di più. E mi candidai con i Verdi, che allora erano meravigliosi. Mi candidai e fui eletta. Dopo che fui eletta, entrai in giunta, no, entrai in consiglio comunale, e Orlando intanto stava maturando l'idea di uscire dalla Democrazia Cristiana, fece un partito che si chiamava La Rete, io aderii a questa rete e diventai assessore al comune di Palermo. Un'incredibile cosa per una fotografa, diventare assessore. Non avevo mai fatto politica, non ero esperta di niente, in questo senso ero casinara, che per riuscire a fare le cose creavo casini, perché volevo che si facessero. Allora la prima cosa che feci, e credo che l'abbia io detto anche a Sabrina, fu di mettere le panchine davanti al carcere. Perché le panchine? Le panchine, quattro panchine miserabili davanti al carcere Luciardone. Perché lì le donne, aspettando che aprisse il portoncino, cariche di pacchi, di pezzi di carne, di mutande, di cose pulite da riportare ai figli, ai mariti, stavano lì all'impiedi con i carichi, all'impiedi con le gambe gonfie. E io ho pensato che loro dovessero sedersi ed essere, stare comode. Ecco, da lì è nato tutto un desiderio di fare cose per la città. La politica non me ne poteva, scusate la parola, niente. Non, la politica non, mi fa orrore, è cattiveria, non ci si vuole bene, non ci si, neanche c'è un contraddittorio onesto, è disonesta la politica, così come va avanti nel mondo. Pensiamo a Trump, pensiamo a tutte le cose. E allora, grazie ad un sindaco bravo, perché Orlando mi faceva fare tutto quello che io volevo, io gli mandavo biglietti e lui faceva in modo che le cose si organizzassero veramente. Ecco, io sono riuscita a fare delle piccole cose. Per me questa è la bellezza, aggiustare un marciapiede, mettere i fiori là dove non sono mai arrivati, mai, in quartieri dove forse li avrebbero strappati, ma non importa, li avrebbero strappati i ragazzini, io li avrei rimessi. Ecco, è stata un'esperienza meravigliosa, veramente, perché facevo le cose, le davo amore, rispetto alla mia gente. Ecco, forse dopodiché mi sento un po' inutile oggi e faccio un po', cosa faccio? Dei corsi di fotografia, di riconcentro, ma non riesco più a fare quelle cose per la città. Però ecco, questo fu il mio percorso, durò 4 anni, meravigliosi. Io la domenica piangevo perché non potevo andare, veramente piangevo dai nervi,
perché non potevo andare a fare niente, era per me una giornata persa la domenica, perché gli operai non c'erano, io non potevo andare neanche in assessorato, niente. Ecco, io ricordo per esempio quanto ci tenessi alla puntualità, non ho mai fatto aspettare un minuto una persona che avesse un appuntamento con me. Questo non lo fai, i politici ti fanno aspettare anche 3 ore. Ed è orribile, orribile. Tante piccole cose fatte per la città. Ricordo cose belle, una coppia che disoccupati, disperati. Però mi ricordo che l'assessore li portai tutti e due davanti a un prete e gli regalai 5.000 euro per comprarsi un piccolo, una lapa, sai cos'è la lapa? Come si dice in italiano? Un furgoncino piccolo, piccolo, per vendersi la frutta. Guarda, fu tante piccole cose meravigliose che hanno avuto un senso e secondo me rimangono nel DNA di una città, le cose dell'amore rimangono, anche se ora io non ci sono più. Questo Centro Internazionale della Fotografia è una delle grandi opere di Letizia. Ecco, vorrei chiedere a Sabrina, no, che l'ha anche, diciamo, col suo occhio anche di osservatrice, che cos'è? Come lo racconteresti? Che importanza ha per Palermo e per la fotografia nel mondo in realtà? Io credo che il Centro di Fotografia Internazionale di Fotografia di Palermo sia innanzitutto un centro di resistenza. Resistenza a tutte le cose delle quali spesso ci si rassegna e credo che sia una sorta di anche sogno che si realizza, perché questo è stato per Letizia Battaglia, anche se ha comportato tanti anni anche in questo caso di battaglie, nel senso vero della parola, per superare i limiti burocratici, tecnici, per trovare lo spazio, per ristrutturarlo, per fare in modo che aprisse, che funzionasse, anche se mancano i fondi per farlo funzionare. Questo è il vero tema: investire nella cultura e fare in modo appunto che il Centro Internazionale della Fotografia di Palermo, che ha fatto delle mostre di valore internazionale, sono arrivati fotografi di livello internazionale e così Palermo si è proiettata in una dimensione internazionale, si è potuta mettere allo stesso livello di altre città internazionali, e non parlo solamente di capitali europee della cultura, ma veramente di Tokyo, di New York, centri di produzione dell'arte. Però ecco, questa occasione è anche quella giusta per ribadire ancora una volta che la cultura ha bisogno di mezzi, ha bisogno di essere sostenuta, perché solo attraverso i mezzi adeguati si riescono a fare dei progetti, portare avanti dei progetti in maniera professionale, in maniera anche, come dire, rispettosa di tutte le persone che ci lavorano e che dedicano quotidianamente il loro tempo e la loro passione a questo lavoro. Non può essere solamente considerata una cosa marginale. Finanziare la cultura nel nostro paese significa finalmente mettere la cultura a livello a cui merita di essere messa, a un livello di primo piano, attraverso il Centro Internazionale di Fotografia, attraverso tutti i centri di cultura, si dà ai giovani la possibilità di coltivare anche i propri sogni, di non rassegnarsi, soprattutto in zone dove ancora ci sono delle sacche di disagio o dove ancora la criminalità in tutte le sue forme, nei momenti di crisi come questa, attira giovani nella propria rete, e attirando giovani nella propria rete annulla le possibilità di futuro. E la cosa più bella che ho visto al Centro Internazionale di Fotografia è che grazie alla presenza di Letizia Battaglia, ai workshop gratuiti che lei fa, arrivano
intere classi, le ho viste con i miei occhi, da tutta Italia. Sono ragazzi, poi questo l'abbiamo raccontato nel libro, che all'inizio arrivano con il fare un po' distratto, poco interessato, magari alcuni veramente motivati perché conoscono il lavoro di Letizia, altri un po' più trasportati dai professori, ma poi una volta che iniziano a parlare con Letizia Battaglia, gli occhi si illuminano, la possibilità di credere in qualcosa, la possibilità anche di credere di potersi realizzare attraverso un progetto culturale, un progetto artistico, sembra quasi impensabile in questo paese, e invece, ed è per me questo il grande valore, soprattutto perché è a Palermo e soprattutto perché grazie, qui dobbiamo dirlo, al lavoro fatto gratuitamente da Letizia Battaglia e dalle persone che lavorano con lei, il Centro Internazionale di Fotografia è un motivo di orgoglio per Palermo. È un motivo di grande orgoglio, è un luogo che catalizza i migliori sentimenti, non soltanto della città, ma anche dell'Italia, perché non è una risorsa di Palermo, è una risorsa per il paese. Nel momento in cui un centro culturale, perché di questo parliamo, la fotografia è cultura, è storia, è memoria, è denuncia, e attraverso la fotografia le tante altre attività che poi si fanno appunto nel Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, è un valore che non può essere perso. Io credo che questo sia un messaggio importante che possiamo dare anche in questa presentazione, e tutto quello che è stato fatto deve essere preservato e rilanciato nel futuro, e spero che questo sia veramente possibile. Ecco, vorrei dire i nomi delle quattro persone grazie alle quali il centro va avanti. Innanzitutto Valentina Greco, che proprio è veramente indispensabile, e anche lei lavora quasi gratis, neanche i soldi della benzina della macchina. Valentina Greco, Chiara Maio, Roberto Timperi e Giulia Mariani. Sono quattro persone, di cui tre donne, non a caso. Ecco, io trovo disonorevole che lavorino tanto senza ricevere un compenso adeguato. Io credo che i ministeri, perché la mia città non ha soldi per la cultura, il comune di Palermo, cioè, ne ha pochissimi. Come ci sono molte richieste, a noi arrivano loro le briciole pure a noi. Dico, ma i ministeri dovrebbero pensarci. La cultura è lotta contro la mafia, contro l'inedia, contro quello di cui soffrono i ragazzi e le ragazze che non hanno fiducia, contro la sfiducia. Perché un poco di qua, un poco di là, il teatro, la musica, l'arte figurativa, il cinema hanno bisogno di sostegno. Per cui, vabbè, spero che attraverso questi incontri che facciamo questi messaggi arrivino. Chi sarà il prossimo ministro della cultura? Speriamo bene. Può dirlo. Speriamo bene. Vuoi dire qualcosa, Piera, penso, a questo? Oggi o domani dovremmo saperlo. No? Volevo dire qualcosa, Letizia, che riguarda le panchine che lei ha messo per le donne stanche che portavano le mutande e i calzoni agli uomini. Questo gesto di fare le panchine, far fare le panchine, è indimenticabile, perché è un gesto che non è mai manierato, come tutti i gesti di Letizia. Io mi sono innamorata del suo libro perché l'ho letto, non per questo. Ecco, questo fare le cose perché servono farebbe sì che anch'io mi sentissi, dopo averti sentito parlare adesso, dopo aver letto il tuo libro, di prendere un treno e venire a Palermo come Melissa Hardis. Grazie. Facciamo un passo indietro, sì. E vogliamo ricordare, sempre con la voce di Piera, una figura che è importante per Palermo,
per il fotogiornalismo, ed è quella di Gaggioli. E attraverso di lui, anche attraverso quello che, diciamo, lui consigliava a Letizia, un po' gli stereotipi che Letizia, come racconta in questa biografia, dovette affrontare in qualche modo e superare anche per dare una nuova immagine della Sicilia. Allora, Piera, ancora una volta ti chiediamo la tua voce. Su Gaggioli, su questo. Sì, sì. Ci diceva inoltre che quando i giornali esteri volevano comprare le fotografie degli omicidi che avvenivano in Sicilia, chiedevano che accanto ai cadaveri ci fossero i fichi d'India, per cui lui si portava sempre in automobile una pala di fico d'India. Erano e restano gli stereotipi della nostra terra: la mafia, i fichi d'India e le donne vestite di nero. Mi piace onorare la memoria di Natale Gaggioli, perché è un nome storico del fotogiornalismo di Palermo. In quegli anni io cominciai a fotografare Palermo nelle sue feroci contraddizioni. Da una parte lo sfarzo dell'impermeabile aristocrazia siciliana con i suoi ricevimenti nelle ville, e dall'altra la povertà estrema e il sangue dei morti ammazzati che cominciava a scorrere per le strade di Palermo, perché le diverse cosche di mafia avevano cominciato a farsi la guerra. Sì, non so, dovrebbe battere le mani. Mi commuove sentire le mie cose che ho scritto io dalla tua voce. Grazie, Piera. Grazie, sì, è meraviglioso. Fa piacere questo che arrivi. Sì, è come se le parole prendessero corpo, perché quando sono su pagina e poi le si dà questo tipo di voce, è come se veramente prendessero forma tutti questi sentimenti, tutti questi fatti di fronte a noi. Grazie. Mi piace molto dire queste parole così scolpite per me, e non solo perché sono, come diceva giustamente Letizia, tragiche, di una larga storia tragica, ma perché lei, come scrive e come scolpisce, e io nel mio piccolo scolpisco, credo. Sì. Eugenio? Vado io, allora, sì, io abbiamo parlato appunto di mafia, vorrei però chiedere a Sabrina, che è una giornalista d'inchiesta importante, ecco, insomma, che cosa è stata proprio, di spiegare, perché c'è bisogno, soprattutto per i giovani, un po' spiegare che cosa è stata in particolare la seconda guerra di mafia a Palermo. Ecco, Sabrina, potresti farci un piccolo riassunto anche, no, per inquadrare l'importanza di Letizia come fotografa contro la mafia, come giustamente, anche se lei non ama nessuna etichetta, perché Letizia Battaglia è Letizia Battaglia, però diciamo la sua fotografia è stata davvero un'arma puntita contro la mafia. Letizia non ha mai voluto la scorta, Letizia ha avuto il coraggio appunto di andare vicino alle cose, e lo ha fatto però davvero con quello spirito grande dei tragici greci, che raccontavano sempre gli effetti della tragedia, non erano mai impudichi, come dire, non erano mai offensivi, ma raccontavano l'effetto della tragedia, ecco. E che cosa è stato quel momento, Sabrina? Sì, innanzitutto mi piace ricordare la definizione che Fred Rechin, abbiamo citato il premio Eugene Smith, era il direttore, il presidente della giuria del premio Eugene Smith, quindi è stato uno
come lo definisco nel libro, dei demiurghi del riconoscimento internazionale di Letizia Battaglia. Parliamo di una delle personalità più importanti a livello mondiale della fotografia, e definisce la fotografia di Letizia Battaglia una fotografia fatta di documentarismo lirico, e credo che sia un'espressione molto precisa che disegna in maniera netta il rapporto empatico tra Letizia Battaglia e le cose che ha fotografato, le cose belle e le cose brutte. La seconda guerra di mafia quindi è stata raccontata attraverso le immagini di Letizia Battaglia, attraverso questo documentarismo lirico, quindi questa particolare sensibilità. Negli anni 80, lo ho ricordato prima, ha fatto 700 morti, quindi parliamo di persone uccise, c'erano anche fino a 80 omicidi ogni anno. Immaginiamo una città con 80 omicidi all'anno. Diciamo che il giorno che viene considerato di non ritorno è l'aprile il 23 per l'esattezza del 1981, quando viene ucciso a colpi di Kalashnikov il re di Villa Grazia, Stefano Bontade. Parliamo della prima esecuzione che viene fatta con i fucili mitragliatori, con i Kalashnikov, quindi una dichiarazione di guerra che ripropone tra l'altro una guerra che c'era già stata a Palermo tra il 1962 e il 1969. Che cosa succede? Che Cosa Nostra cerca dei nuovi equilibri, e le nuove leve sono praticamente senza scrupoli, perché hanno voglia di conquistare il potere e gestire il traffico internazionale di stupefacenti, e quindi per raggiungere questi risultati vengono spazzati via, quindi uccisi, tutti gli esponenti della vecchia guardia, che come è scritto nelle pagine delle relazioni del pool antimafia, la vecchia guardia aveva ancora un briciolo di moderazione, e vengono completamente eliminati, perché la moderazione non esiste più. Quindi sono i corleonesi che di fatto trasformano Cosa Nostra in una struttura monolitica, così la definiscono i giudici del pool antimafia, quindi violenza e sopraffazione senza ogni limite, se un limite esiste e può essere definito tale. Quindi che cosa succede? Che gli uomini di Bontade passano ai corleonesi, i corleonesi assaltano Palermo, la accerchiano praticamente da Bagheria a Monreale, e i registi di questa stagione dell'orrore sono Totò Riné e Bernardo Provenzano, che vengono infatti definiti dai giudici del pool antimafia le belve. Sono quelli che praticamente prendono il posto di Luciano Liggio, che era finito in carcere nel 74, e sono i responsabili, quindi sia Totò Riné che Bernardo Provenzano, ognuno di non meno di 40 omicidi. Questo lo scrivono i giudici del pool antimafia di Palermo. Quindi parliamo di un'orribile catena di morti che colpisce, proprio perché non ci sono più regole da rispettare, colpisce tutti, colpisce uomini politici, tutti quelli che si intromettono e che sono d'intralcio ai disegni appunto di egemonia di Cosa Nostra. E quindi la strategia prevede proprio l'uccisione di tutti i nemici politici e istituzionali, quindi parliamo del segretario provinciale della DC, Michele Reina, il presidente della regione, cioè la fotografia di Letizia Battaglia, Piersanti Mattarella, il deputato del Partito Comunista Italiano, Pio La Torre, e i giudici, tutti i giudici che si ritrovano soli, isolati, a combattere per ristabilire le regole della legalità, per riportare Palermo a uno stato di diritto, e che nel libro appunto le storie vengono ricordate. Io voglio solo citare il racconto che mi ha fatto Leonardo Guarnotta, che ha fatto parte del pool antimafia, ed è l'ultimo che oggi può raccontarci non soltanto che cosa è stato il pool antimafia, ma anche tutte le memorie, i racconti, anche le vicende personali. E lui mi ha raccontato, lui che ha vissuto per oltre 30 anni sotto scorta, e dal momento in cui ha deciso di entrare nel pool antimafia, quindi ha rinunciato di fatto ad avere una vita sociale, e lui mi ha raccontato che Falcone ogni sera, quando finivano di lavorare tardissimo, praticamente la vita la passavano lì dentro nell'aula di giustizia di Palermo, gli diceva: Leonardo, togliamo il disturbo allo Stato. Loro sentivano di essere ostacolati anche all'interno dello Stato, di essere soli. O Borsellino, che sorseggiando il primo caffè freddo dell'estate, sotto i baffi, con un sorriso non possiamo che dire amaro, diceva al collega Leonardo Guarnotta: Leonardo,
siamo sopravvissuti anche quest'anno. Ecco, anche solamente ripetere queste frasi che Guarnotta mi ha detto senza riuscire a nascondere il dolore che ancora oggi prova, perché lui dice: io in quella guerra ho perso due amici, perché Borsellino e Falcone erano anche dei suoi amici. Ho perso due amici, e però ricordava appunto questa grande azione civile fatta dal pool antimafia e da tutti quelli che appunto ho cercato di ricordare nel libro, perché credo sia importante per le giovani generazioni, ma non solo, per chi non conosce bene questa parte della storia del nostro paese, sapere cosa è successo. E da questo punto di vista mi piace molto quello che dice Susan Sontag rispetto alla fotografia, ed è un argomento di cui abbiamo parlato molto con Letizia. La fotografia purtroppo non ha il potere di cambiare il mondo, ma ha il potere di testimoniare, di denunciare, di ricordare anche davanti ai negazionisti, che purtroppo sono sempre in agguato, dice, negando fatti storici accaduti. La fotografia non può essere manipolata da questo punto di vista facilmente come le parole, come l'informazione, e ci ricorderà sempre quello che è successo. Quindi la Sontag dice le fotografie staranno lì a dirci quello che è accaduto e continueranno a porci delle domande. Perché è accaduto? Chi erano i responsabili? Si poteva evitare quello che è successo? Ecco, io questo penso che sia quello che le fotografie di Letizia Battaglia hanno fatto, fanno e continueranno a fare sempre. Fotografie che hanno fatto male a Letizia Battaglia, perché sono fotografie dolorose, e ci dice anche quelle che non ho fatto, forse mi fanno anche più male quelle che non ho fatto, perché lei ha avuto a volte, come dire, la remora, no, di, soprattutto con Falcone e Borsellino, di fotografare, non se l'è sentita, non ha voluto, e queste fotografie non fatte, dice nel libro, mi fanno ancora più male. Piera, c'è una fotografia che Letizia definisce brutta, rimaniamo un po', diciamo, in questo tema, e in questo senso tu sei un interprete doppiamente eccezionale, perché nel Divo di Sorrentino hai impersonato Enea, la segretaria di Giulio Andreotti. Io ti chiedo di leggere il passaggio in cui Letizia si sofferma su una foto appunto scattata ad Andreotti, che lei definisce brutta, ma che certamente ha un grande valore storico. Nel 1993 mi chiamò Attilio Bolzoni, cronista dell'ora, e mi disse: Letizia, hai fatto lo scoop della tua vita. Tra le tue fotografie ce n'è una che dimostra che Giulio Andreotti è un bugiardo. È un bugiardo e colpevole, perché dice di non conoscere dei mafiosi che invece sono immortalati con lui in una tua fotografia. Era una foto brutta, sfocata, mossa, orribile, una delle più brutte che abbia mai fatto, anzi forse la più brutta in assoluto, e che non avrei mai stampato, ma che è servita, perché è diventata uno dei principali capi d'accusa nel processo contro l'esponente democristiano, per provare i suoi legami con gli esattori di Salemi. Sì, io volevo dire una cosa, volevo dire che io non ero solo una fotografa, che io e il mio gruppo, in questo gruppo c'era Franco Zecchini, il mio compagno, mia figlia Cinzia, anche Patrizia ha lavorato. Mia figlia Patrizia ha lavorato con noi, e anche Santi Calega, che oggi è un fotografo milanese molto bravo, elegante, affermato. Cioè, noi eravamo antimafiosi, eravamo fotografi, eravamo persone contro la mafia che con il loro lavoro denunciavano la mafia. Ora sono passati 20 anni. Io, mentre parlava Sabrina, e ora
preghiera che legge, cioè continua a sentire quel dolore forte, forte, come se non fossero passati questi 20, 30 anni, non so più quanti anni sono passati. Cioè è stato veramente umiliante, per questo che cerco di dimenticare, umiliante, oppressivo, vergognoso, e non siamo riusciti a liberarci, non hanno voluto, chi non ha voluto? Lo Stato, i nostri politici, noi stessi. Ecco, oggi continuo a sentire questo dolore. Quando la televisione, mentre ero da mia madre, disse una auto è saltata sull'autostrada, sembra il Giorgio Falcone, io rimasi immobile, non potevo andarci, non potevo andare a fotografare un uomo che amavo, che stimavo, non potevo. E per cui non sono andata a fotografare, e questa è una vigliaccheria, perché un fotografo, devono fotografare, se non fotografano cosa fanno? Però non ce l'ho fatta, ero proprio disperata. E poi per Borsellino, creatura meravigliosa, con quello sguardo triste, così negli ultimi giorni della sua vita ci incontrava un pubblico affollatissimo, ragazzi seduti per terra ad ascoltarlo, dove lui ci diceva cos'era giusto, cosa non era giusto, e poi lo sapevamo che l'avrebbero ammazzato. Ecco, io ancora oggi, perciò un po' mi fa sentire male parlare, è stato pesante, più pesante che nel resto d'Italia, che noi eravamo proprio affogati in questa melma, noi come fotografi, poliziotti, giornalisti che seguivamo queste cose, ma anche la città. E quando ammazzarono Falcone, vidi l'intera città nelle piazze, nelle strade a manifestare per il dolore, perché non tutti i siciliani, non tutti i palermitani siamo mafiosi. Certo, ancora adesso lo sappiamo, il lavoro è affidato alla polizia, ai magistrati. Vorrei di più che la politica, vorrei che ci proteggessero di più, ma questo succede meno. Scusate, ma questo libro meraviglioso, perché anch'io lo considero meraviglioso, mi ha dato l'opportunità di dire tante cose. Grazie Sabrina, sei tu che hai architettato il libro. È molto doloroso di pensare, e comunque non vedo l'ora che riapra il centro di fotografia, perché là il nostro centro internazionale di fotografia ha uno spazio importante che abbiamo dedicato da qualche mese alle fotografie nostre di mafia, e sempre di più ne voglio mettere, perché non basta le foto di Kudelka o di Antoine d'Agata che voglio fare fra poco, scusa Mesella, se non bastano, dobbiamo raccontare la mafia, dobbiamo, i ragazzi che vengono, le scuole che vengono, non devono solo vedere buone fotografie, devono anche trovare un posto dove ancora si ricorda il sacrificio di tanta gente. C'è gente che ancora adesso, giudici meravigliosi, Nino Di Matteo, non possiamo dimenticarlo, e tutti gli altri che stanno lavorando per noi. Ecco, queste occasioni di presentare un libro non è solo l'occasione di presentare un libro, di venderlo, certo, ma è l'occasione per ricordare quanto succede nel mondo, cioè nel nostro piccolo mondo, sperando di essere aiutati da qualche parte, che abbiamo bisogno di aiuto,
non è possibile che continui ancora così, che le mafie si approfittino di tutto, di ogni cosa che avviene, di ogni commercio che esiste, si approfittano del Covid pure ora, pure delle cose del Covid. E la povera magistratura rimane sola, i magistrati bravi, poliziotti che corrono, giovani ragazzi che corrono e arrestano e corrono rischi. Ecco, è un modo per chiedere aiuto, fare questi incontri. E io ringrazio Piera. Piera, tu stai facendo parte di una lotta in questo momento. Grazie Piera. Sono contenta di questo, sono consapevole. Vabbè. Grazie. È molto complicato, diciamo, mantenere una gestione in qualche modo di questo incontro, perché siamo tutti emotivamente molto colpiti, non lo so, cioè io parlo per me, però penso di parlare per tutti e penso di parlare anche per Eugenio, anche se lo vedo da lontano con la mascherina, però so che sarà emozionato anche lui sicuramente. E vogliamo passare alla lettura successiva, Eugenio? Sì, okay. Sì, anche perché esprime proprio questo sentimento di, esatto, di Letizia, esatto, non solo come fotografa, come donna, ma anche come nonna, come bisnonna, cioè, e quindi chiederei a Piera di nuovo la sua voce. Ora io sono una nonna orgogliosa di 5 bellissimi nipoti e non so se avrò il tempo di veder crescere questi bambini, di conoscere i loro sogni. Mi dispiace perché non troveranno una Sicilia pulita, non avranno un futuro facile, ma intanto voglio dire a queste giovani creature che ci ho provato, che ci abbiamo provato in più persone a eliminare lo sporco dalla nostra terra. Non ci sono riuscita, ma voglio che lo sappiano che ci ho provato ogni giorno della mia vita. Io vorrei, a parte grazie mille a Piera degli Esposti per queste letture, non glielo diremo mai abbastanza, credo. E grazie anche a tutte le persone che stanno commentando tantissimo. Voi forse, anzi no, voi sicuramente non li vedete, o forse li vedete, non lo so, però insomma continuano a scorrere tantissimi commenti, e qualche domanda, ma soprattutto tanta emozione su quello che viene raccontato, che viene detto. E io penso che quello che diceva Letizia rispetto al fatto che, anche se è molto doloroso per lei e per tutti coloro che ogni giorno sono stati al centro di vicende come queste e continuano ad esserci, però è molto importante invece parlarne, è molto importante che i ragazzi più giovani e meno giovani, quelli più lontani, più vicini, possano conoscere anche nella maniera più drammatica forse quella che è stata e che è tuttora questo male che è la mafia. E chiederei a questo punto, anzi vi sottopongo una domanda che ho trovato nel pubblico di Margherita, che diceva: quanto la tua fotografia, Letizia, ha protetto la tua indipendenza? Forse quanto ha fatto parte anche del tuo essere indipendente? Io sono un po' sconvolta, devo dirti che mi viene difficile parlare. Dunque, la fotografia quanto mi ha reso indipendente? Quanto mi ha reso indipendente? Quanto ha protetto la tua indipendenza, diceva la domanda. Guarda, io mi sono sentita indipendente da 40 anni poi, poco prima, da quando ho incominciato a fotografare. La fotografia mi ha dato la possibilità di esprimermi, e questo è, io posso esprimermi anche facendo il calzolaio, non parlo solo di una faccenda intellettuale. Fare bene
amare quello che si fa. Questo è quello che è importante. Allora, siccome io ho amato subito questa macchinetta di cui non so niente neanche oggi, ma che mi permette di esprimermi, e allora sin dall'inizio con questa macchinetta la vita è diventata un'altra cosa, è diventata orgoglio, possibilità di donare il mio rispetto, il mio amore, cioè non avevo mezzi per esprimermi se non quelli di un fidanzato, per esempio. Invece no, con la macchina fotografica ho espresso, così come puoi farlo con la musica, col teatro, con l'arte visiva, con un libro, ho espresso il mio amore, il mio rispetto, me stessa. Sono cresciuta con la macchina fotografica. Questo mi ha dato la possibilità. E io voglio dire, se ci sono giovani che ascoltano, ragazze, ragazzi, che bisogna, ribellatevi quando vi impongono qualcosa, ribellatevi ai vostri genitori, ai vostri maestri, fate quello che sognate di fare, quello che amate, perseguite il vostro desiderio, non ascoltate i desideri degli altri che vi deviano la vita. Vostro padre vuole fare l'avvocato e voi volete fare il medico, fate il medico, non seguite i genitori. I genitori sono meravigliosi, amateli, però abbiate anche le vostre idee e portatele avanti. Questo serve, portare avanti i propri sogni. Ecco, questa è la felicità. Io sognavo di essere indipendente, non sapevo come, ma desideravo essere indipendente. È arrivata questa macchinetta e sono stata indipendente. Per cui chiunque può essere felice, indipendente. Io ho pure trovato la felicità con il mio lavoro, per cui sono contenta, anche se sono sconvolta ora, perché gli anni di mafia, il dolore provato, si rinnovano ogni volta che ne parliamo. Però poi ho le mie bambine che ho fotografato, i miei corpi di donne meravigliose, i paesaggi meravigliosi, i cani, ho fotografato cani meravigliosi. La mafia è una seconda parte, quella l'oppressione, ma poi sono riuscita a raccontare me stessa attraverso un cane. Meraviglioso. Non è una grande conquista, è una grande conquista. Io direi di chiudere, perché sì, non ho piano. Ecco, volevo comunicare che io ho la polmonite, per cui non sto bene, mi manca il fiato, sono in convalescenza, non lo so. Sì, e allora chiudiamo con un ultimo regalo di Piera a Letizia, un omaggio, ecco, a Letizia, la sua capacità di creare attraverso, non solo di prendere il mondo, ma di darlo anche il mondo, comunque sia con la sua macchina fotografica. Piera, ti chiediamo di leggere questa poesia che parla d'amore, questa poesia che parla di vita e che per Letizia è un faro nella sua così, esistenza. Piera. Quello che veramente ami rimane, il resto è scoria. Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me? A loro? O a nessuno? Strappa da te la vanità, ti dico strappala, ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blunt aprisse, avere raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare. Grazie Piera, grazie Piera. Grazie. Grazie. Grazie.
Mi prendo il mondo ovunque sia, edizione Einaudi, Letizia Battaglia, Sabrina Piso, grazie mille, grazie a Piera degli Esposti, Eugenio Morrali, grazie a Giovanni Villani per la parte tecnica e a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata. Buonasera, grazie Piera, ciao. Grazie. Ciao Sabrina. Grazie, ciao Letizia. Grazie. Ciao Piera, grazie, ciao Eugenio. Ciao, grazie. Ciao a tutti e grazie ancora.